Vediamo insieme come registrare con Meet la presentazione di un argomento, l'esposizione di un argomento. La prima cosa che ti suggerisco di fare è preparare già aperta la pagina su cui ci sarà il lavoro che vuoi presentare ai tuoi insegnanti. Poi apri una seconda pagina in cui organizzerai il tuo Meet. Sai che adesso si può fare anche da Gmail? Qui in basso c'è la novità Meet, avvia una riunione. Basta cliccare qui e ti si apre la pagina di Meet. Ovviamente, cliccherai Partecipa e non aggiungerai nessun altro perché nessun altro deve partecipare al tuo lavoro. Dopodiché, avvii la modalità Presenta il tuo schermo intero. Scegli, condividi, togli questa scritta qua in basso che dà solo fastidio, ok? Perfetto. Dopodiché vai su questi tre puntini di fianco a destra, registra riunione, aspetti qualche secondo che qua diventi rosso. Ecco, la registrazione è partita. Chiudi tranquillamente questa finestra, torna sulla pagina dove hai presentato il tuo lavoro e comincia a esporre il tuo argomento. Non ti preoccupare se mentre parli, presenti, indichi, la tua faccia non si vede. Tranquillo, perché alla fine... Quando ti arriverà la registrazione vedrai che anche tu comparirai nel, nel filmato. Quando hai finito di fare la tua presentazione, chiudi tranquillamente, torni nella pagina di Meet, torni, allora, prima interrompi la registrazione, poi gli dici interrompi la registrazione. Lo interrompe e tu a questo punto cosa devi fare? Devi semplicemente aspettare un quarto d'ora, mezz'oretta, dipende dalla lunghezza del, della tua registrazione, perché il file con la registrazione ti arriva direttamente nella tua casella di posta. Quindi aspettiamo e vediamo cosa succede. Ecco qua arriva con questa scritta si apre, te lo salva automaticamente in drive. Tu puoi fare due cose, o salvarlo in una tua cartella personale, quando clicchi qui, organizza in drive, poi lui ti chiede dove, in quale cartella di drive lo vuoi mettere, oppure puoi anche tranquillamente scaricarlo sul tuo computer. Adesso ti faccio vedere quello che è stato registrato. Ecco la registrazione. È allora, come vedi? Chiudi tranquillamente questa finestra, torna sulla pagina dove hai presentato. Allora, come vedi, anche se mentre tu presentavi non ti vedevi, però in realtà Meet ti fa parlare attraverso la finestra che c'è qui di fianco. Quindi tu hai creato un file di registrazione in cui ti si vede mentre parli e contemporaneamente tu hai la possibilità di presentare il tuo lavoro. Vedi, questo era il mio cursore che io muovevo eh, presentando quello che dovevo presentare. Quindi l'operazione è facilissima, a questo punto tu non devi fare altro che scegliere una delle due operazioni che ti ho detto prima, lo scarichi sul computer, lo salvi oppure lo salvi direttamente in Drive e poi lo alleghi al... Compito di classroom che ha preparato la tua insegnante oppure eh, lo condividi con lei attraverso, attraverso Drive. Potrebbe non essere possibile mandarlo tramite mail perché ovviamente dipende dalla pesantezza del file. Buon lavoro.